cacciare, uccidi e scuoglie gli animali per ottenere risorse e fabbricare equipaggiamento e completi. Ok, ci tocca pure andare a caccia di cibo. Qui c'è qualcosa. Aspetta. No, ma Bambi non lo posso uccidere. Coniglietto nemmeno. Boh, non lì. Ecco, mi spiace coniglietto, ma... Pelle nei miei, caccia i grandi animali e scuoia le carcasse per procurarti della pelle. Vabbè, ho cominciato dal coniglietto. Gli uccellacci malefici non l'ho mai supportati neanche nell'altro. Ecco, questi li uccidiamo. Olè. Andiamo a prenderci quello che dobbiamo prenderci qui sopra. Allora, c'era qualcosa qua? Ah no, era l'albero, ma dimmi te. Ma è possibile? Non c'è niente? Ah, qui c'è qualcosa, ma penso che non abbiamo ancora l'arco adatto. Infatti, no, no, vabbè. Ah, ecco, vedi, c'è uno zaino invece. Ok, dobbiamo procurarci il cibo. Mappa aggiornata. Le borse da esplorazione ti permettono di localizzare scorte di risorse, entrate di grotte e forzieri. Ah, bene, vedi. Allora, se sto coniglio la smette di fa giro giro tondo. Ma vaffanculo, Lara. No. No. Ma così è impossibile però, Devi stare fermo. Cos'è questo? Cos'è? Trappolone? No, una piuma. Due piume abbiamo preso. Penne. Usa le penne per potenziare armi e fabbricare frecce. Ah, ma qua ci serve proprio tutto. Proprio sopravvivenza pura questa, L'ho preso. Dov'è Lara? L'abbiamo preso però, E dov'è? No. Ci si capisce nulla così. Niente, l'abbiamo preso Lara, ma non ce lo danno. Vabbè. Niente, come ho detto. Questo è quello dell'altra sera. Andiamo di qua. Mamma mia, che roba, oh. Allora, questo è il legno, giusto? Sì. Legno. Usa il legno duro per potenziare le armi e fabbricare frecce agli accampamenti. Ok. Questo? Ho cercato di raccogliere più informazioni possibili sul massacro nella tomba del profeta. Negli ultimi giorni, i miei fratelli sono stati uccisi uno dopo l'altro, fino all'ultimo. I seguaci del falso profeta sono morti a centinaia qui, ma alla fine hanno vinto. Ho sigillato al meglio la tomba e ho detto alle persone del villaggio vicino che il profeta è finalmente morto. Li ho lasciati con la minaccia che questo posto debba rimanere nascosto. Non so se il profeta sia sopravvissuto, ma seguirò le loro tracce. Nessuno sfugge all'ordine della Trinità. Nessuno. Mamma mia. Vabbè, proseguiamo la retta. Allora, noi dobbiamo andare di là, però. Cos'è? Qui però mi pare che qualcosa sbrilluccicava. Si è illuminato? Ho detto una cavolata, vabbè. No, non ho detto una cavolata. Kit sopravvivenza. Qui vicino c'è un kit sopravvivenza. Trova il punto in cui è nascosto. Ecco. Kit di sopravvivenza. I kit di sopravvivenza sepolti contengono diverse risorse. Bene, madonna. Troppa roba tocca cercare. Cioè, è diventata veramente una cosa di sopravvivenza pura, proprio. Mo' abbiamo preso pure. Aspetta, legno. Io piglierei tutto, la retta, perché se poi ci serve. Andiamoci a prendere due piume qua. Una piuma. Ci sono delle rovine, opera dei mongoli. Ecco, aspetta. Vediamo.
C'è pure una tomba, la sento. Queste sembrano lettere mongole. Per sbloccare questo elemento, non riesco a leggerle. Migliora a livello 1 abilità di traduzione del mongolo di Lara. Pure! Ma dai, voglio dire. Bambi, c'è Bambi? No, Bambi, mi sei scappata. Eh no, no, aspetta, aspetta. Allora, vediamo un po', aspetta un attimo. Qui c'è il legno. Quello non lo possiamo tradurre. Beh, io andrei a sta grotta a sto punto. Senti, ah, qui c'è un altro. Altre due piume. C'è Bambi, aspetta, là, c'è Bambi. L'abbiamo preso, ma non è bastato, non è bastato. Bambi? Mi spiace molto, ma sai, abbiamo bisogno di pelliccia, abbiamo bisogno. È sparito Bambi, vabbè. No, hai rotta, va Lara. Magari troviamo qualche altra risorsa in più. Barriere, usa le armi da fuoco o gli esplosivi per distruggere le barriere. Aspetta, va. Vabbè, non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo. Eh no. Niente, non possiamo andare qui. E allora ce ne andiamo verso il punto di interesse a sto punto. Non vedo nient'altro. De utile. Aspetta, forse qui si sale. Non puoi correre un pochetto? Come corri, Lara? Non c'è una ceppa qui di interessante. Tutti i tronchi. Boh, vabbè, andiamo di là, va. Da qua se lo scende? Ah, qui c'è un'altra cosa da leggere. Qua in più abbiamo anche un nido. Scendi. Mappa d'archivio. Usa le mappe d'archivio per localizzare i documenti, reliquie e affreschi sulla mappa. Ah, era una mappa d'archivio. Ma pensate. Ok, dobbiamo andare da quella parte. Lì c'è un'altra piuma. Andiamocela a prendere. Dov'ha? Dov'ha? Rotola. Ok. Aspetta, qui sopra c'è qualche altra. Ah, kit di sopravvivenza. Ammazza, ma sono sparsi proprio così. Qui c'è una grotta, eh. Non ci andiamo però, eh. Aspetta un attimo. Tesoro? Reliquia? Una corona di uno dei principi di Kiev. Come ha fatto ad arrivare qui? Ma non ne ho idea. Che domande fai? Cioè, voglio dire, a me me lo dici. Aspetta. Qualcuno la indossava quando è stato ucciso. Poraccio. Vabbè, pace all'anima sua. E a sto punto possiamo... Ah, qui c'è un altro... Un'altra piuma. Olè. Fabbrica le frecce. Tieni premuto RT per fabbricare... mo RT, a te ricorda qual è. Aspetta, vediamo un po'. Ah, ecco così, RT. Ok. Non posso riuscire a prendere Bambi. Bambi è passato da qua, no? Allora andiamo di qua. Attenzione, Laretta, non mi fido tanto, eh. È un posto troppo chiuso per i miei gusti. Allora, qui c'è della roba da prendere. Che è sta cosa? Magnesite. Usa la magnesite per fabbricare munizioni ed esplosivi speciali. Grande. Bene, bene, bene. Tocca raccogliere un sacco di roba. Ma un sacco di roba, veramente. Per far tutto, proprio. Se la so studiata bene sto giro, Laretta. Che è sta cosa? Il profeta e i suoi seguaci hanno viaggiato di notte lungo un sentiero tortuoso intorno ai confini dell'Impero d'Oriente. Non so dove siano diretti e credo che neanche loro lo sappiano. Ma sanno che non gli daremo pace finché non avremo eliminato la sua eresia.
La gente comune delle terre di confine gli ha dato riparo. Ed è strano che nessuno di quelli che l'hanno aiutato mi dica qualcosa di utile. Rimangono in silenzio, persino quando li minaccio con la violenza della Trinità o gli punto la lama di un coltello alla gola. Muoiono senza mai rivelare ciò che sanno. Il profeta ha una strana influenza sulle persone. Motivo in più per metterlo a tacere. Sì, bene, fate un po' come vi pare. Allora noi continuiamo a prendere la magnesite perché ci serve. Ok. Allora, qui è chiuso, qui è chiuso, non c'è niente. Ma questi si possono bruciare? No, no, sono spinati, non si passa. Vabbè, possiamo uscire, là, non c'è nient'altro, vai. Che cos'è sta roba? Che okay, no, ghiaccio, niente, andiamo. Va bene. Abbiamo scoperto un altro materiale, la magnesite. Quanti altri materiali toccherà trovare? Ok, adesso possiamo andare verso il punto di interesse, senza indugio, Laretta. Anche se qui arrampicati sugli alberi. La Trinità. Sono qui. Spoglio per raggiungere i rami. Comando, mi ricevete? Ma che davvero? Oh merda! Oh merda! Che diavolo era quello? Ah, ma non lo so io. Io non andrei a vedere, però. Dobbiamo andare a vedere, andiamo. La neve rallenta i movimenti e impedisce determinate azioni. Cercheremo di non passare sulla neve. Squadra di ricognizione, qui è la vedetta. Rispondete. Squadra di ricognizione, rispondete. Il segnale dell'ultima comunicazione era disturbato. Oh madonna. Scappiamo? Scappiamo, Lara, scappiamo. Corri. Non dobbiamo andare sulla neve, ti ricordi? Ti ricordi che ha detto prima? Bravissima, salti lunghi, Lara, salti lunghi. Madonna, attacco in mischia, attacco in mischia. Vai con l'attacco in mischia. Ma te ne vai, vai, basta. Abbiamo rovinato la faccia praticamente. Ma che no, ci ha scrantato giù. Lara, non vuoi proprio usarla la porta? Ma faccio prima di qui, papà. Vieni qua, scimmietta. Stai per partire per un'altra avventura? Sì, la più importante. Beh, ho deciso che io sarò la tua assistente. Ah, davvero? Beh, non sceglierei nessun'altra assistente se potessi. Ma stavolta è troppo pericoloso. Lara, ascoltami. Un giorno tu farai qualcosa di importante. So già che mi renderai fiero di te. Solo un attimo, tesoro, devo rispondere. Madonna, siamo feriti a morte, Lara. E anche del passato, raccogli risorse e cura le ferite. Seppure, risorse curative, raccogli erbe e tessuti per creare un impacco curativo. No, vabbè. Ma, cioè, siamo all'aperto. Vedo solo neve. Queste foglie dovrebbero fermare l'emorragia. Ah, questo, ok. Mi serve una benda o qualcosa di simile. Ma dove la trovi a benda? Cioè, non so se ti rendi conto dove stiamo, eh. Cioè, le bende è impossibile che troviamo qui, eh. Cioè, trovare una benda per terra sarebbe ridicolo. Una struttura. Ah, non lo so, comunque qui ci stanno le bende, guarda caso.
Tre bende, va? Ora va meglio. Altre rovine mongole. Sembra che la strada li attraversi. Devo superare quell'orso. Madonna, trova un modo per sconfiggere l'orso. Vabbè. Allora, andiamo a trovare un modo per sconfiggere l'orso, Lara. Allora, risaliamo da qua. Vai.